Ciao ragazzi, in ritardissimo, ma volevo fare il video tag sulle novità di campagna 17. Non so se riuscirò ad aggiornare il blog in tempo reale, ci provo. Comunque, va, ve li faccio un po' vedere swatchati magari un po' meglio qua nel frattempo. Allora, nuovo anticellulite Cellubriac a un prezzo fantastico, 7,90 euro. Io non sono una che è costante nel mettere la crema anticellulite. Sono partita animata dalle migliori intenzioni e difatti il primo mese che ho utilizzato questo Cellubriac, facendo anche un po' di massaggino mattina e sera con molto zelo, devo dire che il mio centimetro, quasi centimetro e mezzo, l'ho smaltito. Quindi in effetti è un ottimo prodotto. Ce n'è 150 ml e costa 7,90. Io all'incirca sono arrivata a mezzo flacone mettendolo mattina e sera per un mese, quindi non ne ho messo proprio pochissimo, ne ho messo una bella noce sia da una parte che dall'altra, anche nella pancia facendo un bel massaggino. La mia tripa è sempre quella, ma vabbè, e devo dire che mi è piaciuto. Poi, se non altro per il prezzo, 7,90 euro, ma davvero ho visto un minimo di risultato. Certo, a essere più costanti sarebbe meglio, forse i risultati sarebbero migliori di quelli che ho avuto io, però comunque non mi lamento. Altra novità che non ho preso è il cardigan, questo 4 in 1. L'ho provato, però li incontravo, non mi hanno fatto fare proprio da modella. Vi devo dire che è molto carino, molto leggero. In tutte queste posizioni in cui è consigliato, sempre fa vedere che si può mettere. Quella che mi è piaciuta di più è questa incrociata tipo maglietta, così mi è piaciuta, però non sentivo la necessità di avere un'altra maglietta, anche se era carina, e sinceramente ho passato. Poi un'altra novità, la sua carta è il Clinical AF33 crema idratante. Allora, non ha protezione solare, quindi dovrebbe essere una crema da notte. Non è specificato, ma tutte le creme senza protezione solare solitamente sono da notte. Come tutte le creme idratanti, può essere utilizzata anche al mattino, ma ricordate sempre di mettere una protezione solare. Quindi, se la utilizzate mattina e sera, al mattino mettete o un avanzo di crema solare dello scorso anno, che va bene, purché non sia una protezione 6, magari almeno una protezione 10-15 sarebbe meglio. Oppure un fondotinta con protezione solare. Non ho provato questa crema perché sinceramente creme antirughe mi basta quelle della notte, cioè sì, qualche rughetta ce l'ho, ma fortunatamente la mia pelle non è così bisognosa di creme. Poi il profumo Pretty Fabulous è questo qua, l'ho preso per le bimbe. In effetti è molto carino. Il profumo è anche molto dolce, proprio di frutta, di zucchero. Mi è piaciuto molto, è un profumo molto forte, non è proprio leggero, è proprio, cioè per il mio gusto è proprio da ragazzina. Infatti l'ho preso per le bimbe, a loro piace moltissimo questo profumo. È proprio un profumo fresco, sa già di estate, di primavera, è carinissimo. 8,95 per il 50 ml e 4,95 per il 15 ml da borsetta. Io per poca differenza di prezzo ho preso quello grosso, tanto non lo teniamo di certo in borsetta. Altra novità su cui vorrei aprire una parentesi, perché secondo me è stata un po', cioè non è bene evidenziata, è finalmente il rossetto opaco, che però è posizionato, ora sono troppo avanti, ma c'è troppa luce oggi. All'interno del catalogo, insieme a tutti gli altri rossetti, soprattutto insieme agli altri rossetti nuovi, e passa abbastanza inosservato. Ed è questo qui. I colori non sono moltissimi, sono il Matte Crimson, che è Bordeaux, il Caramel, che non ho visto, il Coral Cashmere, neanche quello ho visto, il Matte Kiss, che è un marrone, e il Pink Cuddle, che è un rosa bambolina, diciamo. E sono questi tre qua. Allora, questo è il Matte Crimson, quello che piace di più a me sul Bordeaux. Adesso c'è tantissimo sole oggi, non so se si vede bene. Ha una bella sfumatura.
spalmata, così poi faccio la foto anche per il blog. Poi il Pink Cadu, che ha questo rosa un po' cipriato, me lo metto sopra. Che col rossetto Mystery Mauve devo dire che mi piace molto come effetto, che si vede al bordo. E il Matte Kiss, un bel mattone, mi sono piaciuti molto. Non seccano neanche tantissimo le labbra, un po' rossetto matte, un pochino secca rispetto agli altri, ma meno di quelli che c'erano una volta. Comunque, ultima cosa che mi sono segnata è lo shampoo e balsamo 2 in 1 al burro di karité, che ha questo qui. A parte il profumo buonissimo, vabbè, già rotto perché le bambine l'hanno fatto cadere nella doccia e l'hanno massacrato. Per i capelli secchi è molto idratante, il profumo è fantastico, ma mi è piaciuto tantissimo, ce n'è già poco. Ed è davvero buono, un buon prodotto. Io però ho capelli molto molto secchi, quindi poi dopo utilizzo il balsamo sempre della Naturalis, quello senza risciacquo, e poi metto l'olio. Un'altra cosa che mi è piaciuto molto è il Bubble Bath alla violetta. Finalmente sta di primavera, oggi poi sembra proprio primavera, ieri nevicava e oggi c'è il sole, c'è anche caldo. E anche questo mi è piaciuto davvero tanto. Direi che non ci sono altre novità importanti. Ci sarà nella prossima campagna il lancio della Mega Palette 36 colori, quanti sono. Io ho preso l'anteprima, ve lo dico già, ma non l'ho ricevuta. E quindi non so se riuscirò a riceverla in tempo per fare il prossimo video. E vabbè, direi che non dico altro, non commento nient'altro. Detto questo, vi saluto. Ciao!